Buonasera Cristina Caponi, siamo qui per il tuo splendido romanzo La custode del miele e delle api. Raccontaci Cristina di questa meravigliosa lettura che passa per colori, sapori e emozioni. È la storia di una donna, di un'apicoltrice che vive la sua professione in maniera molto spirituale, che in Sardegna trova la sua identità, anzi la ritrova, perché lei era partita proprio dalla Sardegna e non è mai riuscita a fermarsi in nessun posto. In effetti ha sempre viaggiato col suo camper per aiutare gli altri apicoltori a risolvere i loro problemi. Ma un'eredità la riporta in Sardegna e qui lei capisce di aver trovato tutto quello che cercava. Una Sardegna che lei decide di proteggere con tutte le sue forze. E lo fa chiaramente dando un accento a una riscoperta del territorio. Territorio che spesso è lo specchio della qualità del miele, come spesso è lo specchio della qualità del genere umano. Assolutamente sì, il miele è di per sé la proiezione del territorio da dove viene raccolto. Per Angelica la Sardegna racchiude tutte quelle qualità meravigliose che portano l'essere umano a essere felice. Lei vuole custodire quest'isola meravigliosa che si chiama Abba Dulce, Acqua Dolce, perché sa, è consapevole di quanto sia importante vivere in sintonia con la natura e con le api, e di quanto le api possano fare la differenza, possano insegnare a vivere con gli altri la tolleranza e soprattutto il rispetto. Nella tua narrazione parli di una madre non biologica che Angelica trova, e nella tua narrazione poi c'è un bellissimo racconto che ci dice che il miele alla sfodelo riporta il sorriso, il miele all'eucalyptus chiarisce il pensiero. Sì. Allora, la iaia di Angelica è la Margherita Senes, è la donna che ha imparato a cantare alle api e l'ha insegnato ad Angelica, dunque la depositaria di un'arte che poi trasmette ad Angelica. È una mamma come le mamme in Sardegna possono essere, non quelle biologiche sostanzialmente, ma anche le altre, quelle che ti regalano la sapienza e attraverso la quale poi tu potrai vivere. Sono quelle cose che poi faranno parte della tua identità. Riguardo il miele, ogni miele ha le sue caratteristiche e questi sono straordinarie. Non si tratta solo di sapore, ma anche della sensazione che si prova quando si gusta. È un viaggio, perdonami, tra un ascoltare e un assaporare il tuo miele. Ho visto la tua conferenza, veramente molto interessante. E poi c'è un connubio meraviglioso che è quello miele-limone. Il limone è panacea di tutti i mali ed è un combinato eccezionale. Assolutamente sì, un aiuto da parte della natura e due elementi così straordinari come il miele e il limone che si fondono insieme per dare il benessere. Assolutamente. Guarda Cristina, ti vorrei fare una domanda. La Sardegna produce tanto miele, ma mai abbastanza quanto il suo fabbisogno. Pare che il 50% del fabbisogno alimentare richiesto dal mercato venga importato dall'estero. Vogliamo fare, come dire, un appello a tutti quelli che nel loro piccolo hanno la possibilità di avere delle arnie e hanno delle produzioni proprie. Insomma, diamo un'iniezione di fiducia a chi fa l'apicoltore e a chi vuole fare del proprio territorio una realtà importante. Gli apicoltori sono indispensabili per il territorio perché comunque si occupano e vedono la natura in una maniera diversa, sono in qualche maniera dei custodi anche loro. Io penso che proseguendo nella loro passione e in quello in cui credono potranno fare non solo il loro di bene ma anche quello degli altri, di tutti coloro che comunque vivono in Sardegna e hanno cura di una regione così meravigliosa. Cristina, parole meravigliose che si sposano con i sapori, ma Cristina Caponi, che miele preferisce? Ah, io preferisco il miele di arancio
però non mi basta, anche quello di rosmarino, però non mi basta anche quello di eucalyptus, perché io adoro il miele e non ne posso fare a meno. E per ogni momento della mia vita, del mio umore, della giornata, ne prediligo uno, perché comunque secondo me possono essere degli aiuti straordinari e poi ti addolciscono la vita, dai, diciamocelo. Siamo d'accordo con te, quindi diciamo un po' al pubblico di Scirarini di svegliarsi da questo punto di vista e di usare il miele tutti i giorni, a tutte le ore e in qualsiasi circostanza. Sempre, il miele sempre, assolutamente. Grazie mille. Grazie a voi, grazie mille.